Eccoci qui riuniti nuovamente insieme nel nome di Gesù, pronti ad ascoltare il culto di questa sera. Buon ascolto e buona visione sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook con la pace di Gesù da Radio Messaggio Cristiano. Ed anche questa sera è una grazia, che scaturisce dal tuo cuore, alleluia, gloria al tuo nome. Ed anche un grande, un immenso onore, perché non è per tutti poter entrare, varcare la soglia della tua casa, quella casa che tu ti sei scelto, gloria al tuo nome. E noi siamo qui questa sera, quindi vogliamo che tutto vada, Signore, nella maniera perfetta, corretta, a te gradita. Nulla vogliamo fare per raggiungere delle soddisfazioni personali che sarebbero carnali e diaboliche, ma tutto vogliamo fare per la tua gloria, Padre, per la gloria di Gesù e dello Spirito Santo, per onorarti qui in terra, lassù nel cielo, per tutta l'eternità, insieme a te, Padre, quindi Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia, amen, amen. Quei che in Lui ha messo il cuore per donargli eredità, con il verbo dell'amore mi darà l'eternità. Alleluia. Me vedendo fatto nuovo nel riscatto che versò quando estinse le mie colpe per la vita che donò. Alleluia. Quindi noi, tutto sommato, non abbiamo nessun merito, perché siamo veramente salvati per grazia e per amore di Dio, che appunto, come fa scrivere a Giovanni, dice che Dio ha tanto amato il mondo, vedete, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Quindi vedete, tutto è partito dal Padre. Quindi oggi
Noi dobbiamo sentirci figli, ma sentirci figli non di quei figli che una volta un po' cresciuti cercano di voler dominare sui genitori, come una cosa che ne sanno più dei genitori. No, dobbiamo rimanere figli sottomessi ai genitori. Genitori ce li abbiamo più? No. Ma uno l'avemo sempre. Il nostro padre, vedete che lo possiamo trovare ovunque, alle gloria a Dio, amen. E anche perché guardate, che il Signore mi ha fatto venire alla mente in questo momento, è bello, perché altrimenti, fratelli, se io avessi tutto preparato, che piacere avrei, onenti, vuoto raseria e vacante ve ne sceria. Invece così io, e allora, praticamente, anche se noi abbiamo i nostri genitori, perché dice onora tuo padre e tua madre, noi li dobbiamo onorare, è giusto? Pucullave, pucullave più è. Deve cercare però di ricordarli sempre, non dimenticarli mai, anche se non ci sono più i nostri genitori, però noi ce li dobbiamo ricordare. Ma no, andiamo a cimitero e ci buttiamo giù. Però, attenzione, guarda, da questo momento una cosa bellissima. E allora, purtroppo nel campo degli evangelici, che vedete, come se c'è un detto, dice, se incomincia per lo spirito e se finisce per la carne. Perché gli evangelici, non tutti, ma tutti, sono diventati presuntuosi, non tutti, perché ce n'è qualcuno, insomma sono rari, però qualcuno c'è, ci sono, perché come pure ai tempi di Noè, non erano tutti, ma da poco c'erano. A tempo di Lot non erano tutti, ma c'erano. E allora, dice, in che consiste l'errore? L'essere stati ammaestrati male. Perché dice, noi ciuri o santo e morte non ce ne buttiamo. Allora, ascoltatemi bene, colgo l'occasione, ma non perché, vedete, che bello non prepararsi niente a casa, perché uno arriva in chiesa e chi dopo signora da. Allora, e allora, non vorrei che ignorantemente, come ignorantemente alcuni hanno così insegnato, che al cimitero non bisogna andare mai. Ora io dico una cosa, avanti, io faccio una domanda, come si dice, a bruciapelo. No? Tutti abbiamo avuto dei parenti, dei genitori, chi il marito, chi la moglie. Quanti di voi vi siete recati al cimitero da quando sono morti i vostri cari? Potete alzare la mano? Niente, non mi faccio alzare perché va a finire un cermanco nudo. E quindi mi metto in difficoltà. E allora? Ascolta. Non ci siete andati, sono sicuro. Perché? Qui è che parla. Io una volta all'anno vado. Una volta all'anno vai? Pimotti? Bravo, appena mi scendo dopo tu sogni una moffa. Perché tu non andare, ogni anno di moto tu andare durante l'anno con lui. Dice perché, ascoltami, è sbagliato. Perché se tu vai il giorno dei morti, allora ti unisci
a quelli che hanno messo in giro sto usanza, sta tradizione. Al cimitero, dai propri cari, si deve andare di tanto in tanto, spesso quando uno sente il bisogno pure, perché quello è un bisogno, per andare e vedere, sente, dice, ma sta là per i miei padri, i miei amici, com'è? Ci cresci un'ebba? Quindi è proprio lì che si commette l'errore, l'andare il giorno dei morti che gli uomini hanno stabilito. Loro non possono stabilire quando nel mio cuore nasce un sentimento nei confronti di mio padre e mia madre che sono morti. E me lo dire tu con andare. Me lo devi imporre tu con una festa. Che poi anche quello è stato, quella tradizione è sfociata in un sperpero di soldi. Perché ci sono ciuro dappertutto. Poi passo a camioncino, raccoglio tutto il cimitero e metto per munnizza. Quindi noi, è giusto invece che andiamo dai nostri defunti al cimitero, ma per controllare, ecco, se, perché sogno sicuro che tutti ci mettessero una fotografia. O no? Guarda, si stanno scomigliando l'attarina che stasera, caro mio. Dice, la fotografia, cosa se esiste ancora? Si è lodda, si è sgargiata, si è graffiata. La cosa lì, la targa lì, se effettivamente è in buone condizioni. Perché, fratelli, c'è una cosa importante. Guardate che discorso mi sta facendo fare stasera, Signore. Che bello venire nella casa del Signore, no? Perché quando guardate, quando per esempio quelli che sono abituati ad andarci spesso vanno al cimitero e vedono, dice, ah, qua c'è sepolto o sepolta una persona, c'è, dice, così, così, così. Ma c'è, però vada, nudo ci viene qua, guarda come è trascurata la cosa. Mancanza di rispetto. È mancanza di rispetto. Vedete come facilmente si cancella con un colpo di spugna il ricordo di una vita, di una persona che ha avuto importanza nella nostra vita. I nostri genitori che ci hanno curato da bambini, ci hanno fatto nascere, crescere, insegnato un mestiere, e poi sol perché gli evangelici hanno sempre voluto fare l'opposto dei cattolici, sono caduti in un errore più grande dei cattolici, perché per dispetto, guardate come la stessa cosa, dalla cosa il Signore dice che ora per esempio a Santa Cena si deve celebrare una foto, e quindi suo fratello De Luca, allora per dispetto ritti. Sembra tutto l'opposto. Quando prendono una persona o qualcuno diciamo di mira, subito cercano di fare l'opposto di quello che quella persona dice e fa. È sbagliato. Sia glorificato il Dio che da questo pulpito sono venuti insegnamenti di tutte maniere e tutti hanno da imparare, cattolici, evangelici. Quando dico evangelici mi riferisco ai non cattolici, quando mi riferisco ai cattolici mi riferisco a tutte le denominazioni, tutti i rami cattolici, amen? Perché fratelli, ecco, io non sono, volendolo mettere, e la nostra comunità, la nostra piccola chiesa, no, non è che a cattolica. Sto vocabolo l'amma a cancellare. La nostra chiesa, il nostro pastore, è un cristiano, servo di Dio, di Cristo Gesù il Signore. Amen? Perché di fronte ad alcuni cattolici noi ci dobbiamo inchinare.
mettendo da parte la loro idolatria, ma ci dobbiamo inchinare per comportamento, per educazione, per tutto. Ci sono dei cattolici che ci possono dare delle grandi lezioni, come ci sono anche certi evangelici che sono guidati dallo Spirito Santo che possono dare pure grandi ammaestramenti, insegnamenti. Amen. Ora, i cattolici sbagliano perché ne hanno fatto, ecco, anche dei morti, dei poveretti, no? E un motivo di spendere soldi e buttarli poi nella spazzatura. Perché ogni anno di morti, tutti vanno al cimitero, ci portano i ciuri e io non ce ne porto. Eppure, possibilmente, quello lì che non ha possibilità, ma cattive ciuri, magari si leva la panza per non parlare all'occhio degli altri. Che... E allora, questo mi fa sentire di dire al Signore, e lo credo fermamente che lo sia, da parte di Dio, che al cimitero chi può deve andare spesso. No, tutti io, attenzione, no, non vorrei essere frainteso ora, non andate a cancere tutti io, no, un momento, perché potete cancere pure a casa, no? Capite una fotografia? Ma andare al cimitero per controllare se la lapide è in ottime condizioni, se, perché ci possono essere dei vandali che possono rovinare tutto. Quindi non è che uno bisogna dire morivo e non scudiamo da persona. Nel modo più assoluto. Quindi è corretto di tanto in tanto andarci. Cioè, poi, ascoltatemi bene, poi, se uno sente nel cuore, dice vada, vai a trovare, a me pace. Quanto vedo come ha la, da, se è loda, se è la scrittura, se è fotografia, se è tutto è buono, no? E poi io ci voglio buttare un fiore, ma non per me pace, per cui vedo cose, ma un'espressione mia d'amore verso mio padre o mia madre. Non un mazzo di ciurmi, ci metto dentro all'acqua, no? Per come lo intendo l'altro. Vedete, ecco, un piccolo fiore è segno d'amore, non perché quella persona non c'è più. Uno la deve considerare come un niente. Perché non dobbiamo dimenticarci mai che è stato per noi o padre, o madre, o moglie, o marito, o figli ed altro. Amen? Gloria a Dio. E allora, vedete, uno deve evitare tutte quelle cose che sono superflue e che non sono guidate da veri sentimenti che scaturiscono dalle profondità dell'anima. Amen? Gloria a Dio. Quindi, do ragione. Dicevo prima andava, dicevo ora no. Anch'io sono così. Perché, diciamo che ora sono al paese, però sapete, io non è che se non vado dal cimitero da mio padre, mia madre, è perché noi non crediamo in te molte cose, perché non c'è mio padre, c'è mia madre, non scherziamo che cose serie. E perché vedete, mi si spezza il cuore. E diciamo, sia lì che uscendo da lì esco rattristato, addolorato. E vedere, per esempio, a me è morto un fratello, no? aveva 36 anni, pensate. E quando c'è tutto, dicono, oh, un signore, calla! Vabbè. E allora, mia madre teneva sempre la fotografia di mio fratello nella camera da letto dove loro si dormivano. Però quando andavo io al paese, allora loro si coricavano in un'altra camera da letto e lì dormivo io.
Un giorno ho detto a mia mamma, mamma, fammi sta gentilezza, non mi lasciare la fotografia di mio fratello sul coso lì, perché mi sento male. Ma non è che io le ho detto questo a mia madre perché odiavo mio fratello, ma perché ci stava male. Io quei giorni li avrei trascorsi nell'angoscia, e uno non può trascorrere tutti i giorni della propria vita nell'angoscia. Ci siamo? Non bisogna esagerare tante cose. Lasciarsi guidare dai propri sentimenti e fare tutto ciò che è giusto. Ci siamo? Ora, per esempio, mai un pastore, mai che io gliel'abbia sentito dire, al momento qualche giorno ci mettevano su una caccia di motto. Ma stiamo che stiamo mangiando un cane? Lo so che mio padre nella bara non vidi e non sente niente, ma permette che io onoro mio padre? O no? Figliole, se ho torto, mo diciti. E io mi fermo e inizio di nuovo. Ah no, stiamo scherzando. Fratello, questo è il coso. Bisogna, ora mio padre, mia madre, che, ma stiamo scherzando. Alleluia. Quindi, e io sono certo, sia glorificato il Dio che al mio paese c'è mia sorella che dice che ci va spesso. Ehi, Dio, sto coraggio. Però io, ma fratello, e da là ho sto coraggio, da là, io non l'ho sto coraggio, c'è peggio. Io non l'ho sto coraggio. E allora, però io sono certo che tante tombe evangeliche saranno trascurate. Ed è una cattiva testimonianza a quelli del mondo. Voi siete la luce del mondo e il sale della terra. In tutto, gloria a Dio, in tutto. Non c'è una piccola cosa che andava a sgarrare. Da tutte cose, a mai essere d'esempio. Amen. Alleluia. Non andiamo a mettere mannaggia, non chiamo da. Ma ci diciamo 100 Padre Nostri e 200 Ave Maria. Perché non si può fare. Una volta morte, dice l'Apostolo San Paolo, una volta sola si muore, dopodiché viene il giudizio. Se loro hanno fatto bene, se hanno seminato bene, raccoglieranno bene. Se hanno seminato male, raccoglieranno male. Perché le nostre preghiere, quello che... ecco, chi c'è di sbagliato? Per carità, uno certo se si ricorda che spesso... io mi ricordo spesso di mio padre, di mia madre, pure di mio fratello. Certo, bene, non pensi nel Signore. Ma è spontaneo, sono sentimenti che il Signore gradisce. Ma non è che poi vai un nuparrino e ci dico, senti, se mi dice che buon con molta probabilità, ma mamma, in tuo purgatorio, ci porto una picca, una ranca dei soldi, e poi una ranca dei soldi, o fioraio, ci porta mi pare, che se mi pare si poteva parlare da sua, ma che sei cretino? Perché questo significherebbe voler corrompere il Dio. Perché se mi pare un disgraziato, io posso pregare una vita. Sento purgatorio, tanto purgatorio non c'è niente, cioè, a mandare a chi ha scritto i promessi, la Divina Commedia, ma io ogni tanto faccio saure e mi scutto cose. E allora, amen, perché il purgatorio non esiste, esiste l'inferno, io paradiso per ora, come ha detto Gesù. Amen. Di purgatorio Gesù non ne parlava mai. Amen. Oh. E allora, quindi, attenzione, perché, ripeto, perché siamo tenuti da parte di Dio ad essere di luce e di testimonianza. Amen. Gloria a Dio. Io penso, guardate, che tante, se vuoi muore una gatta o un cane, ogni tanto vorrei raccontare, no maledro, io penso che, no, non si mette a ciangere quando si raccontano, in te primi tempi soprattutto io penso di sì, ah no, non ci si spiega, è un cane, un gatto, è una persona cara, uno si ascolta,
Ah, mettemelo, vai. Ma ragioniamo che adesso, per il Signore non sta studiando la testa fino ai piedi, non sta segnando l'educazione. Alleluia. Va bene? Basta. Chiudiamo. Va bastato questo discorso? Oh, oh. Ma voglio dire, io mi do il cuore. E poi io devo fare 80 chilometri. 80 alla, no, anche 70, 70 all'andata, 70 al ritorno, insomma. Però l'ho fatto quando mio padre era in vita. Però ricordate che io lasciavo qui, finiva il culto, mi pigliava la macchina e andava a Montagna Reale a batterli per fare cose. Alleluia. Che dovevamo cantare anche il nostro canto? Cantiamo il nostro canto. Per esempio, gloria a Dio, noi perché ci ricordiamo di Gesù? E Gesù perché ha detto fate questo in memoria di me? Ecco, noi abbiamo cantato, per noi venne Gesù, mostrando amore nella sua vita. Alleluia. Perché infatti noi ci ricordiamo, e lui ha detto fate questo in memoria di me, per non farci dimenticare due cose molto importanti. Cioè quello che lui, mentre noi non meritavamo, lui è morto per noi. Alleluia. Amen. E quindi una cosa molto importante per essergli grati e riconoscenti. L'altro, sono tanti, però questa sera il Signore mi mette in mente soltanto questi due, e io due, se me ne metto a Cannaus io l'aggiungo. L'altro è che lui è nostro padre. Quindi non è che noi a Gesù ce lo dobbiamo ricordare soltanto perché è morto sulla croce, perché tanto è vero, guardate, perché tanto è vero che lui ci dice di fate questo in memoria di me una volta all'anno. È vero, non dice tutti i giorni che mi fa la Santa Cena tutti i giorni, una volta all'anno, è giusto. Però, vediamo un po' qua, ma oh Signore mi sta facendo fare questo discorso e mi sta piacendo perché sto imparando tante cose. In tutti gli altri giorni, noi cosa dobbiamo fare? No. C'è un comandamento che è un primo, più importante, ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. È vero? C'è scritto. Ma quando una volta all'anno la Santa Cena, tutti i giorni, sia di giorno che di notte, perché come ha detto lui, io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo.
Quindi lo dobbiamo onorare, lo dobbiamo riconoscere sempre come Dio e come nostro Padre, perché noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, non dimentichiamocelo, è giusto. E guardate quello che il Signore mi sta... Gloria a Dio. Quindi l'onore, l'amore che gli dobbiamo, glielo dobbiamo dare perché, e quindi è nostro dovere, perché è nostro Dio, nostro Padre. È vero o no? Vedete quindi che l'amore che noi gli dobbiamo mostrare deve essere tutti i giorni, sempre, cioè non ci dobbiamo mai dimenticare di Lui. Ma non perché è morto sulla croce, perché tutto sommato è morto sulla croce, poi è risuscitato, gloria a Dio, è giusto? Allora, però ecco, gli dobbiamo sempre della gratitudine in ogni cosa. E tant'è vero, guardate, che gli hanno chiesto quale fosse a Gesù il più grande comandamento. Dice, quale, che sta scritto nella legge? Cosa leggi? Dice, cosa c'è scritto? Ama il Signore, il Dio tuo, al di sopra di tutte le cose, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. È vero? Alleluia. Ora, e se ci fate caso, figliolette, stasera che ne sai, il Signore ne sta facendo per tutto, scusa, ma gloria a Dio. E se ci fate caso, nei 10 comandamenti, scusatemi, nei 10 comandamenti c'è tra i primi onora tuo padre e tua madre. È vero o non è vero? Ma onora tuo padre e tua madre solo quando sono in vita? Figliolo, non ci siamo un tozzappato stasera? Il Signore non si sta facendo un tozzappato? Onora tuo padre e tua madre. Fino a quando campano, poi non ti preoccupare. Fino a campare diventa tutti i giorni. Alleluia. Vedete, gloria a Dio. Figliolo, perché stanno scappersitti. Amen. Che non è perché io gli vedo a mano gonna o pantalone stretto stretto, che è perché scappi ci stanno scritti. E ognuno vuole fare che non vuole. Amen. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Quindi noi dobbiamo onorare sempre, come noi onoriamo il Dio, come noi onoriamo Dio, che diciamo è Gesù, che si è incarnato, poi morto e risuscitato, e noi lo onoriamo anche se con il corpo di carne non è sempre con noi, ma lo onoriamo sì o no? Oppure se come non ha per ora, non si presenta con il corpo di carne, non lo onoriamo più. Alleluia. Fratello, non vorrei essere frainteso. Non è che ora andate a casa e come andate a questa stanza come un sepolcro. No, cannile e cannelletti, perché pure che non c'entrano, perché i nostri genitori sono alla luce del nostro Signore. Alleluia. Ma che noi sappiamo che loro sono, perché almeno noi sappiamo che sono credenti, perché insomma non erano in base pure alla loro conoscenza che avevano, perché magari qualcuno di voi può pensare, dice, ma però che ne sa se mi pace, se mi mace, fu sabato, perché il Signore non lo conosceva ancora. Sì, ma la legge di Dio viene incisa nel bambino che nasce.
Quindi ogni essere umano porta con sé, scolpita nel cuore e nell'anima, la legge di Dio. Perché anche i bambini sanno quello che è giusto e quello che non è giusto, quello che hanno a fare e quello che non hanno a fare. È vero o non è vero? È vero o non? No, figli, piccerete, oh! E come sanno? E fanno i pubbi. Loro lo sanno. Quindi, vedete, nessun essere umano può essere condannato per la conoscenza se Gesù è venuto in croce oppure che Dio, ma ogni persona, ogni essere umano sarà giudicato in base alla propria conoscenza che ha avuta delle cose che erano giuste fare e quelle non giuste fare, sbagliate. Perché Dio come farebbe a giudicare tutti i popoli della terra, anche quelli che non hanno conosciuto Dio? Perché vedete, nell'essere umano il Dio ha impresso la sua legge. Infatti c'è cuce che una maniera, c'è cuce che un'altra, però tutti e tutti sanno ciò che è giusto, sentono, perché ecco, noi diciamo la propria coscienza, è vero, ne fa sentire la coscienza. Chi è lo spirito? È la legge di Dio che noi chiamiamo la coscienza. E spesso gli esseri umani mettono a tacere la propria coscienza perché preferiscono fare il male anziché il bene. Allora, e per quella, vedete, coscienza che loro hanno messo a tacere, saranno giudicati. Invece saranno salvati per tutti coloro che, grazie alla loro coscienza, si sono lasciati guidare a non fare determinate cose sbagliate. Amen. Alleluia. Vedete che belle cose nel Signore, Signore. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Signore è buono, guarda sabba. Sì, va bene, vai. Continua questa maniera. E poi... Alleluia. Amen. Va bene. Alleluia. E ora vogliamo passare, allora, del Signore, alla lettura della parola di Dio. Allora vogliamo leggere nell'Evangelo di Matteo, capitolo 1, e dal versetto 18. Alleluia. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. Alleluia. Amen. Oh, fin qui la lettura. Sapete l'ultimo... Basta, mentre ho letto questo ultimo versetto, ma egli dice: non è bene, non la conosco perché ebbe partorito il suo figlio primogenito, dal quale pose nome Gesù. Mi venne alla mente, se è stato il Signore, non lo so, oppure mi è venuto da sola alla mente, non lo so, comunque. Ma ripeto, non avendo niente di preparato, quindi dalla mia mente non ero con questa intenzione assolutamente. Ma egli dice: non la conobbe finché ella ebbe partorito suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. No? I matrimoni di oggi, no?
i matrimoni di oggi. Io mio marito, però i primi mesi oppure i primi anni, figli non li voglio. Ma ci pensate che Giuseppe invece, che i primi 9 mesi non pensavo sto fatto, era con sua moglie, e la curava, perché doveva nascere Gesù. Guardate come è tutto l'opposto, se ci fate caso. Chi dice che si vanno maritare, perché per i primi tempi si vanno passare un tempo, no? Non arrivare subito al dunque, per dire, per fare sesso. Giuseppe invece, per i primi tempi, un signore, e lui l'ha fatto con tanto amore, di dedicare i primi mesi del suo matrimonio tutto al Signore. Ci fate caso o no? Ci facessi tuo caso, ma io ho messo in cerca di volte che siamo perditi. Ma ci sono chi che si vogliono guardare? No, perché io sai, io hanno bugie bugie, tanto mascolo che femmina, no? Non arrivare subito dunque. E invece, guardate, Giuseppe, ci poteva dire al Signore, Signore, non mette una volta ogni tanto magari. No, non la conobbe finché ella non ebbe partorito il suo primogenito. Figlioletti, 9 mesi sono sicuri. Dedicati al Signore. Vedete che per Giuseppe il matrimonio era come per tutti i veri credenti, qualcosa di meraviglioso. Però se il mio matrimonio deve servire, deve essere usato per la gloria di Dio, alleluia, che ben venga, che ben il Signore me lo ordini. O no? Gloria a Dio, sia glorificato a Dio. Vedete come effettivamente lui è Giuseppe, quindi è la, e non la conobbe, dice, ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito. Alleluia. Fratelli, non dico che, perché non tutte le fidanzate sono incinte per virtù dello Spirito Santo, ma almeno il primo periodo del matrimonio che sia veramente consacrato al Signore. Alleluia. Benedetto sia Dio. Ecco, tanto non vanno figli, perché prima, invece guardate, caro Signore, cioè, no, prima tu hai un figlio e poi arrivi uno e arrivare pure tu. Ve ne accorgete? Ve ne accorgete che prima dice, no, a Giuseppe, che la voleva lasciare, dice, di nascosto, segretamente, per non esporla ad infamia. Allora, quindi, il Signore, e guardate Giuseppe come, ecco perché figliolo, vedete, un Signore si sceglie a gente, a persone che sono disposte ad accettare tutto da parte di Dio. No, chi lui che piace. Perché non credo che a Giuseppe piacesse sto fatto, di prendersi come moglie Maria, e non poterla toccare neanche per 9 mesi. Ci siamo. Quindi guardate come Giuseppe, sia gloria. È come se Giuseppe, guardate, no, è come Giuseppe fu visitato dall'angelo, se ve ne accorgete. Allora, mentre un angelo va da Maria per annunciarle questa nascita, mediante l'opera dello Spirito Santo,
Da Giuseppe va l'angelo per annunciargli che effettivamente ciò che c'è in Maria è opera dello Spirito Santo. Vedete? Quindi tutte e due vengono quindi visitati dall'angelo, in modo tale che tutte e due si amino, accettino quelle condizioni. Non vi sembrano che siano delle condizioni strane, particolari? Ma un Signore fa queste cose? Fa queste cose? E l'altro. E Dio si beffa di tutti quelli che cercano di beffarsi di Lui. Allora, perché, ed è pure dei Suoi servitori, perché chissà quanti si saranno beffati di Giuseppe. Sì, lo Spirito Santo. Oh, Giova, come stanno i cosi? Sì, sì. Perché, fratelli, non è comancia mancia, upro rito, l'hanno solo chi detto oggi. L'uomo e la donna l'hanno avuto sempre. E d'euforia c'è stato sempre, nascevo con l'uomo. Quindi, allora, solo vedete che in ogni tempo ci sono stati sempre elementi particolari, scelti da Dio, che hanno saputo accettare ogni cosa. Signore, tu vuoi così? Amen, così sia. Fratello, sapete l'altro giorno? Meni ridere, no? Però sapete, voi lo sapete, ormai, ma sapete, io quando sogno il capo, vedete che scherzo? Oh, se per fare salutare a Gialla, non ci penso due volte, quindi è stato attento. E allora, scherzando, ci disse l'altro giorno, c'è qualcuno che mi ha fatto. Io faccio finta che no. E allora dice, ci si ho. Eppure vedete, ci si ho. Io una volta, in verità, l'ho raccontato forse più di una volta. Io che ho conosciuto il Signore a Torino. No? Io a Torino l'ho conosciuto il Signore. Avevo quindi un 20 anni, non lo so, forse lì, un anno più, un anno meno. E allora, siccome ecco, ho preso la fede nel Signore con amore, proprio veramente, allora gli dissi: Signore, se tu vuoi, vieni dietro, però è continuato lo discorso, che vado? E allora, dice, vediamo quando va a finire una della comunità televisione. Dice, vediamo che si viene presso. Ah, ma chi dove viene presso? Lo dico. Allora, ho detto allora al Signore, no? Signore, se tu vuoi, io per servirti, io non mi sposo. Mi raccontate, qualche altra volta l'ho raccontato, no? Dice, e allora... Però il Signore ha visto, perché vedete il Signore quando noi parliamo con Lui e sa che Lui stiamo parlando col cuore, non pensate che non ci ascolta e reagisce. Allora il Signore, e io ho detto: Signore, se tu vuoi io non mi sposo per servirti. Amen. D'altra parte Giovanni Battista non ha servito il Signore, che era, si era maritato, no. Però vedete, il Signore ha bisogno dei servitori che non si sposino e ha bisogno dei servitori invece che si sposino, perché non è che sposarsi è peccato fare sesso per abitudine, per piacere. Amen. Ma perché il matrimonio è stato istituito da Dio, è anche costituito, perché se noi preghiamo, se si prega, il Signore sceglie anche il compagno, la compagna unisce lui. E tanto è vero che sta scritto: non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Amen. Allora, da questo punto, diciamo, io gli feci questa promessa, dice: Signore, se tu vuoi,
Però poi il Signore non ha fatto. E allora, dopo tanti anni, io magari mi avevo scusato. Guardate, mi è venuta alla mente, e credo fermamente che è stato da parte del Signore, ve lo dico in verità, e sento la presenza del Signore in questo momento, che è stato così. E come ha detto a Salomone, e poiché tu non mi hai chiesto la morte dei tuoi nemici, né ricchezze, né cose, io ti faccio ricco. Un giorno, mentre mi pare che eravamo a tavola, il Signore ha messo questo quadro, e poiché, come un Signore non si scorda niente, e poiché tu, quando avevi 20 anni, mi hai detto che saresti stato disposto a non sposarti, io pigliai e te ne dissi sì. Non capivo, tu la capisci, no? Basta che entra questo proprio capisci. E non si può dire che non è da parte del Signore, perché i frutti si stanno vedendo. Alleluia. Amen. Quindi vedete allora che si può, perché io al Signore gliela vedo, se tu vuoi io non mi sposo. Giuseppe, come se gli avesse detto, Signore, vuoi così che io non mi sposo, non la conosca, io non la conoscerò. E ha accettato, vedete? Alleluia. Sia glorificato il Dio. E guardate, e guardate. Come noi abbiamo letto, alleluia. E mentre rifletteva su queste cose, che dice Giuseppe suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Amen? È una cosa, vedete, importante, fratelli. Non fare come hanno fatto e stanno continuando a fare tante gente di fogna, proprio, di buttare fango. Perché tutto il fango che hanno buttato ci sta arrivando tutto in tapaccia. Perché il Signore col fratello De Luca, quello che loro chiamano l'adultero, si sta rivelando attraverso cose grandi e meravigliose. Gli sta dando delle cose, e voi lo state vedendo, non mi sta inventando. Amen? L'ultima che è arrivato, quella che gli scienziati della NASA, dell'ente spaziale americano, hanno scoperto che su Marte ci sono delle cose che testimoniano che Marte è stato creato, si è formato come la Terra. Amen? Hanno trovato delle sostanze organiche. Alleluia. E il Signore, fratello De Luca, questo ci fece dire tanti anni fa, mi pare fu 90, forse voi, che poi, non mi ricordo di preciso, però alcuni anni fa ci siamo. Quindi vedete come gli scienziati confermano quello che il Signore mi dà. Perché è ancora chi lo vuole controllare, può controllarlo, perché va a cercare, c'è vita sugli altri pianeti, e poi la cellula vivente, amen, va, ucecca, io sova. Gli scienziati l'hanno confermato una parionna fa, il Signore l'ha rivelato a noi, a fratello De Luca, e a noi tutta quanta la Chiesa, un paio di anni fa, da questo momento non mi ricordo quella fu, amen, gloria a Dio. E quindi, diciamo, ora, il fatto, vedete, che il Signore mi ha fatto fare determinate cose è perché ce n'era bisogno, fratelli.
E torno a ripetere, ma non per me, perché io non ho di giustificarmi sulla verità di Dio. Assolutamente, come l'ho detto sempre, non mi passa manco la testa. E abbiano il coraggio di dire non te la faccio. Bene. Allora, quindi non è per giustificarmi, ma è perché credo che ancora tra di voi, siccome delle lingue maledette in giro ce ne sono ancora, amen, voi sappiate come stanno le cose. Alleluia. E se volete rispondere, rispondete, altrimenti dice, senti, non sei degno di ricevere manco una risposta da parte mia, perché già mi stai facendo schifo nel parlare male degli altri. Amen, sto più liberato, primo colpo. Oh, alleluia, gloria a Dio. E allora, perché è proprio il Signore dice, ecco, poiché tu hai fatto questo, io. Ma perché? Perché si vede che il Signore aveva in serbo per me questo compito, questo che mi ha affidato, quello che oggi noi stiamo vedendo e udendo con i nostri orecchi pure. Amen, ci siamo. Vedete che cose, quante cose nuove sta facendo il Signore con me? Ma sono, non è che, per esempio, il caso di Giuseppe con Maria è stato un caso unico, per dire. Non è che ad altri servitori, per esempio, prendiamo ad esempio la nascita di Giovanni Battista. Non è che il Signore, un angelo del Signore, gli ha detto a Giovanni Battista, a Zaccaria, senti, vedi che Elisabetta ora sarà incinta per opera dello Spirito Santo e tu non la dovrai conoscere fino a quando io non nasce figlio. Vedi che l'ha fatta in maniera diversa, sempre opera dello Spirito Santo, perché chi ha reso fertile, va bene, tanto Zaccaria che Elisabetta, è stato sempre qui lo Spirito Santo. Amen. Perché è lo Spirito Santo quello che trasforma. Com'è che alle nozze di Cana l'acqua che è stata trasformata in vino è stato lo Spirito, l'intervento dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, di Gesù, amen, che si sprigionò da lui e colpì le cellule di quell'acqua per trasformarla in vino. Perché tutto sommato, grazie Gesù, tutto sommato il vino, viene dall'uva, no? È giusto? L'uva viene dalla vite e poi è che dà la vita alla vite? L'acqua. Se ve ne accorgete, è l'acqua stessa che non è che Gesù che ci dice a vite fai uino, l'acqua. No, perché già il Dio ha dato da principio. In principio Dio ha messo nella vite questi elementi che a contatto con l'acqua che dà vita alla vite, quell'acqua si trasforma in vino, in uva. O no? È vero o non è vero? Ci avete fatto caso mai? Figliole, se la vite non aveva acqua, non c'è videocamera o fisco, voi c'entrano. Ci siamo. Vedete che sempre l'acqua che viene trasformata in vino tramite il passaggio attraverso la vite. Guardate. Pure in tutta la frutta e verdura è l'acqua che viene trasformata. Perché se una pianta non riceve l'acqua, quella pianta si secca e non porta frutto. È vero o non è vero? Quindi vedete, alla base è sempre l'acqua che a secondo da dove passa, si trasforma in zucchine, amen, alleluia, in melloni, in cetrioli, in verdure, ci siamo, è sempre l'acqua, perché se, quindi vedete, è la gloria a Dio. Allora,
la persona umana puro. Se viene a mancare l'acqua, se viene a mancare l'acqua e noi moremmo. Quindi guardate, l'acqua passando attraverso le nostre membra si trasforma in sangue, in tante cose. Amen. Ma sempre alla base c'è l'acqua. Amen. Perché la natura di Dio, appunto, lui si è formato dall'acqua, se ve lo contate. Infatti, nella Santa Città dice che dal trono di Dio esce questo, c'è questa sorgente di acqua. Quell'acqua è quella che alimenta pure lo Spirito di Dio, perché lui, in poche parole, anche per il Signore, grazie Gesù. Guardate quello che in questo istante il Signore mi ha fatto capire. Se venisse a mancare, Itala Massia, alleluia, se venisse a mancare l'acqua nella santa città che sgorga dal trono di Dio, allora anche Dio cesserebbe di essere quello che è per ora. Ritornerebbe allo stato gassoso. Allo stato molecolare cellulare, però gassoso, come lo era inizialmente, perché il Dio era, lo Spirito di Dio era prima a livello gassoso, che poi grazie all'idrogeno e all'ossigeno, vi ricordate che uranio, plutonio, dice queste sono le mie origini, e mi menzionò questi elementi primordiali: uranio, plutonio, idrogeno, ossigeno, poi elio, azoto, insomma, però i quattro più importanti sono stati l'uranio, il plutonio, l'idrogeno e l'ossigeno, perché vedete queste che erano, vedete, a livello gassoso, quindi erano componenti di Dio, però a livello gassoso, spirito a livello gassoso. Quindi rimanendo in quella maniera, allora il Dio non avrebbe potuto poi eseguire tutta la creazione, perché le sue componenti sarebbero rimaste a livello gassoso. Invece lui, trasformandoli, diciamo, mediante l'acqua, infatti, l'idrogeno e l'ossigeno hanno composto l'acqua e altre cose, perché ripeto, l'idrogeno e l'ossigeno, fratelli, non è solo creato per fare l'acqua, perché l'idrogeno può fare un boom atomico. L'ossigeno può provocare anche delle esplosioni pure a seconda, quindi non è, però in quel caso il Dio ha usato l'idrogeno, l'ossigeno e poi per altre cose, per formarsi lui, per darsi praticamente un corpo. Amen, gloria a Dio. E allora è avvenuta, se vi ricordate, la famosa elettrolisi. Vi ricordate? Quando il Signore mi ha rivelato, mi ha detto queste sono le mie origini, l'elettrolisi come è avvenuta? Avanti. L'elettrolisi è avvenuta grazie, quindi, all'idrogeno e all'ossigeno che si è venuta a creare l'acqua, l'uranio, il plutonio e poi anche poi l'idrogeno e l'ossigeno per creare l'energia luminosa, l'energia elettrica luminosa, la potenza, ma capite? Non è che erano tanto così per giocare, erano un sacco di misurità. Ecco, quindi, allora, così facendo, il Dio si è dato un corpo per farsi poi, da questo suo corpo, che lui se lo ha dato mediante questa elettrolisi, la fotosintesi, insomma, tutte queste cose che lui ha fatto, che non sto qui a ripetere. Amen. Però vedete che, che anche lui ha avuto bisogno, perché lui stesso ha usato i suoi elementi, ha usato l'acqua.
Infatti, tant'è vero che Gesù dice che è l'acqua della vita. Chi ha sete, venga e beva. Amen, gloria a Dio. Alleluia. E anche se sono delle allegorie, però alla base c'è l'acqua, veramente, gloria a Dio. E tant'è vero che noi ritroviamo quest'acqua nella Santa Città, che sgorga dal trono di Dio, un fiume, proprio un fiume, addirittura, che passa in mezzo alla Santa Città, e lì che cosa fa? Dà vita all'albero della vita. Perché se non ci fosse quell'acqua, cesserebbe di esistere pure l'albero della vita. Alleluia. Sia glorificato. Guardate che sono delle cose profonde che non sono facili né a spiegare né a capire. Ci siamo. Però il Signore, vedete, ce li spiega in una maniera così semplice che tutti possiamo capire. Lo capisci pure io. Penso e credo fermamente che comprendiate anche voi queste cose. Allora, perché infatti il Signore ha scelto me, che non ho molti studi? Appunto per questo, perché io mi potesse tanto per manifestare la sua gloria, perché dice non è farina del suo sacco, no? E un'altra perché io mi esprimessi con parole semplici, perché altrimenti mi avessi a esprimere con parole difficili, io andando a scuola, laureato, perché io me ne accorgo c'è tutto quando scrivo gente così, per esempio, no? Scrivono parole difficili, no? Faccio io, che bello dire che sto cagando. Subito vocabolario, poi c'è così. Uno si avesse a puntare. Pensate, se tutte... Chi sentono Radio Messaggio Cristiano, che sentono o fratello De Luca predicare, no? Avranno bisogno di vocabolario, da 70 da radio davanti, vocabolario davanti. Dire, vediamo che non può sentire una delle stavolta. Invece non avete bisogno, perché pure chi di dialetto mi traduco, in italiano e viceversa, sono un traduttore italiano, latino, come era che c'è l'italiano latino, il latino italiano, c'è italiano, siciliano, siciliano, italiano, sono tutte cose. Facile da comprendere a tutti. Alleluia. Amen. E allora, quindi noi vediamo che effettivamente tutto parte da lì, dall'acqua. E se ci fate caso per un'altra cosa, amanti. Gesù stesso che si è fatto uomo, per opera dello Spirito Santo, Maria Vergine, ha partorito dopo 9 mesi. In questi 9 mesi Gesù si è formato quindi nel seno di Maria. E nel seno di Maria non c'erano le acque. Gesù non si è sviluppato nelle acque. Amen. E per poter nascere si sono rotte le acque. Ci sono acque sempre che... guardate quindi le acque come hanno la loro importanza proprio fondamentale, vitale proprio. Noi vediamo le acque, quella è la, per dire che c'è la presenza di Dio in tutto, vedete, nella vita. Perché per forza si deve formare, per esempio, un bambino dall'acqua, da manetta, tutto cosa, per forza. Invece no. Perché la vita è l'acqua. Alleluia. E se viene a mancare l'acqua, muore. Esatto, muore tutto così. Se ne si sciogliono, niente, muore. Vedete, gloria a Dio. Alleluia. E allora... A questo punto, volendo ritornare a Giuseppe, noi vediamo come lui ha accettato, diciamo, queste condizioni, perché avrebbe potuto anche non accettare, come il giovane ricco, no? Il giovane ricco, quando è andato da Gesù, dice, cosa devo fare per essere salvato, no? Dice, vai, vendi tutto quello che hai, dalle poveri, poi vieni e mi segui. Non l'ha accettato, vedete? Quindi non vuol dire che quando il Signore ci sceglie, ci impone con la violenza, con la forza ciò che dobbiamo accettare. No, ci lascia sempre liberi. Tant'è vero, guardate, che quando io lavoravo e il Signore mi ha detto che con te voglio fare un'opera nuova, Lui mi ha precisato, se mi vuoi seguire, mi ha detto così. Mentre io stavo lavorando, se mi vuoi seguire, con te voglio fare un'opera nuova.
Non mi dice, ora tu, da questo momento in poi, a fare che tu te voglio, devi accettare, altrimenti ti sparo. No, se mi vuoi seguire, e Dio ci lascia liberi, alleluia. Perché vedete, lasciandoci liberi, Lui può vedere, e anche noi stessi vedere chi siamo. Perché se una cosa ci dovesse venire imposta, allora noi stessi o gli altri non si accorgerebbero, non potrebbero vedere se effettivamente quella data cosa noi la stiamo accettando perché ci piace. Invece, mettendola su questo piano della libera scelta, allora sia noi che il Signore vede, dice guarda, lui l'accetta questo caso. Alleluia. Quindi a Giuseppe, ora se Giuseppe, vedete, avesse, perché tanto ormai Maria era stata concepita, no? Dallo Spirito Santo. Quindi Dio non aveva più bisogno di Giuseppe, non è che aveva bisogno per forza di Giuseppe, perché lo Spirito Santo aveva messo incinta, è stato interessante, a Maria Vergine. Ci siamo, gloria a Dio. Quindi, però noi vediamo come Giuseppe accetta, e accetta sia di prendersi una donna che non ha conosciuto prima, accetta anche sapendo che non la può toccare, amen, perché appunto Matteo lo scrive, non l'ha conosciuta finché ella non ebbe partorito il suo primogenito. Alleluia. Vedete, fratelli, tante volte noi vorremmo fare, siamo desiderosi fare tante cose nel campo di Dio, però guardate, anche se il Signore non ce le impone, perché Dio non ha imposto cosa alcuna a nessuno, Dio ci ha lasciati sempre nella piena libertà, come ha lasciato nella piena libertà Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Perché se il Dio avesse usato l'imposizione, avrebbe costretto Adamo e anche Eva di non avvicinarsi all'albero della vita, all'albero della conoscenza del bene e del male. Ve lo siete chiesto mai? Sì, credo sì, cioè, perché una volta me lo sono chiesto pure io. Ma il Signore non poteva impedire ad Adamo ed Eva di avvicinarsi all'albero della conoscenza del bene e del male. No, perché Dio ha voluto creare l'uomo libero. Deve essere tu a scegliere il bene o il male. Io non ti impongo niente, però se tu scegli il bene, io ti aiuterò nel bene. Se scegli il male, tu non mi vedrai mai nella tua vita, perché io non sono l'Iddio del male, sono l'Iddio del bene, e aiuto tutti quelli che si prodigano nel bene del prossimo e di se stessi. E Dio ci benedica.
Grazie Signore, grazie Padre Santissimo, alleluia. Sei meraviglioso, chi è pari a te, oh Signore? E chi potrebbe ammaestrarci come lo stai facendo tu? Signore, stai manifestando il tuo amore verso di noi in una maniera particolare. Signore, noi lo vogliamo apprezzare nella sua grandezza. Allora, per essertene grati e riconoscenti con l'obbedienza al tuo volere in tutte le cose, nelle grandi e nelle piccole cose, alleluia, benedetto sia il tuo nome. Quindi guidaci sempre e rimani dentro di noi, alla guida della nostra vita. Accompagnaci anche questa sera alle nostre case, con il tuo santo perdono e la tua santa benedizione, insieme a Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia, amen, amen. Dio sia lodato. Sapete, quello che il Signore mi ha dato un esempio di come è l'acqua che fa il passaggio, ecco, per esempio nelle piante, nelle cose. Perché prima, guardate, l'acqua si introduce nel seme, è proprio l'acqua che fa germogliare il seme, perché se voi prendete un seme, io la state sempre all'asciutto, non germoglia mai. Ci avete fatto caso mai? No, gli altri dice bambù le bocce di birro e non germogliano mai. Metteteci dell'acqua e germogliano. Allora, per farci capire come avviene la cosa, mi ha dato un esempio bellissimo, semplice. Allora, avviene come avviene l'acqua quando facci la caffettiera del caffè. L'acqua desutta passa attraverso il caffè e lo trasforma in caffè. Se voi ho posto il caffè, ci mettete il tè, allora l'acqua attraverso il tè produce tè. Se voi avete un caffettiero o posto il caffè, ci mettete il rosmarino macinato secco, l'acqua attraverso il rosso decemo da un sapore. È vero, così avviene in tutte le piante. Sono le piante, ogni pianta è composta di varie particelle, ma è l'acqua che attraverso queste particelle le trasforma in vita, a seconda che tu chi è. Ci siamo? Lo saluto e benvenuto. E sì, il Signore ci ha ancora parlato, come fa sempre attraverso i culti e attraverso le dirette la domenica mattina. Quindi non manchiamo a questi appuntamenti martedì e venerdì sera come quello di oggi e, come già detto, la diretta del Fratello Nino domenica mattina, ogni domenica mattina alle 10:15, tutti via radio su YouTube e Facebook. Pace a tutti, buon ascolto e buona visione.